Assolutamente sì, abbiamo messo in atto tutta una serie di disposizioni tale per cui permetteremo la fruizione dell'evento a tutti i visitatori in modalità assolutamente sicura, quindi dalla suddivisione degli ingressi con le uscite, il distanziamento, la possibilità comunque anche di in assoluto abbiamo inserito introdotto quest'anno l'iscrizione obbligatoria per partecipare all'evento, seppur gratuito, comunque ti devi registrare. Questo ci permetterà di sapere quante persone avremo all'interno della manifestazione e soprattutto la possibilità di evitare creare code perché ti puoi già registrare online e facendo in questo modo hai un accesso sicuramente molto più fluido. Quindi ci sarà sempre comunque la possibilità di registrarsi e di iscriversi anche in loco, ma la stiamo un po' disincentivando cercando di raccontare alle persone iscrivetevi da mobile, dal PC, da come siete comodi, in modo tale che quando arriverete all'evento potrete entrare velocemente senza code. Confermato il format, confermato Piazzale Fellini, Parco Fellini, insomma tutto il lungomare che includerà quest'anno anche il Parco del Mare, quindi tutto il rinnovamento che è stato fatto, la riqualificazione che è stata fatta del lungomare. Rimane confermata tutta l'area di circa 45.000 metri quadri all'interno del quale si snoderanno tutte le aziende con gli stand e con i prodotti, quindi bici, accessori e tutto quello che insomma ruota attorno al mondo della bici, con la possibilità di poterli testare i prodotti, quindi anche quello sempre rimane come diciamo un punto interessante per fruire, per conoscere bene i prodotti, e lo potrai fare come negli anni passati all'interno dell'area off-road che abbiamo all'interno della rotonda Parco Fellini e per la mountain bike e poi sul lungomare sulle ciclabili per provare le biciclette da strada, urban e quant'altro insomma. Ci saranno anche eventi per coinvolgere la città, appuntamenti, talk show, campioni? Allora ci sarà sempre la presenza di tantissimi campioni che verranno a farci visita per firmare autografi, insomma per fare foto quest'anno a distanza con i vari appassionati. Abbiamo un programma di talk show anche quest'anno che abbiamo un pochettino ridotto sia nella numerica sia nella partecipazione per ovvi motivi, dove comunque verranno raccontate tutte le novità e le iniziative legate al territorio e al turismo in bicicletta per scoprire il territorio. E rimangono confermate anche tutte le iniziative che poi si possono vedere all'interno della pagina Extra Festival, che quest'anno abbiamo modificato leggermente cercando di portarle un po' fuori per due motivi, uno anche per motivi di sicurezza ovvi e poi soprattutto anche per dare la possibilità per chi viene all'evento di conoscere anche il territorio, quindi tantissime pedalate e tantissime iniziative per all'interno della città di Rimini e nei dintorni di Rimini. Siamo stati sospesi fino a fine giugno, insomma fin tanto che il governo non ha dato disposizioni in materia, in merito alle fiere in outdoor, anche perché appunto la nostra è un format un po' non che sia unico in assoluto, perché ce ne sono tante, qualcuna in Europa che si sviluppa come Italian Bike Festival, ma comunque è una fiera ed è una fiera B2B da un certo punto di vista, perché comunque c'è la presenza di tutte le aziende a casa madre e i visitatori comunque interessati sono anche operatori del settore, e nel contempo è un festival in outdoor, quindi all'aperto, quindi abbiamo trovato diciamo la strada giusta per poter dar via all'evento, e questo comunque non prima di fine giugno inizio luglio.